facciamo un confronto tra un oggetto che si muove in modo lineare, in modo rettilineo uniformemente accelerato, e il nostro apparecchio di rotazione che invece ruota di modo circolare uniformemente accelerato. Vedremo che la situazione è perfettamente analoga. Qui abbiamo il blocco che viene tirato da una forza costante F su un piano privo d'attrito. Nel caso dell'apparecchio di rotazione abbiamo una forza costante, che è la tensione del filo, che produce un momento torcente costante. Quindi una forza F tangenziale costante applicata con un braccio R, che è il raggio del mandrino. Anche in questo caso l'attrito è trascurabile. Si utilizza la legge di Newton rotazionale, momento torcente totale, uguale al momento di inerzia del sistema rotante per l'accelerazione angolare prodotta. E è esattamente la stessa legge di Newton come nel caso lineare, forza totale che agisce su questo blocco uguale la massa del blocco per l'accelerazione prodotta sul blocco. In particolare m è la massa, cioè l'inerzia del blocco, quanto è difficile cambiargli la velocità lineare. Invece, nel caso del moto rotazionale, il momento di inerzia, in pratica è la massa angolare, cioè è quanto è difficile cambiare la velocità angolare di questo apparecchio rotante. Poi abbiamo l'accelerazione angolare, che è quanto rapidamente cambia la velocità angolare. Allo stesso modo, di come l'accelerazione lineare è quanto rapidamente cambia la velocità lineare. Qui abbiamo l'interpretazione fisica, una forza totale costante produce un'accelerazione lineare costante. F totale costante produce un'accelerazione costante. Cioè l'oggetto aumenta la sua velocità lineare a un ritmo costante, quindi aumenta la velocità ad un tasso di crescita che è sempre lo stesso. Allo stesso modo, il momento torcente totale, che viene applicato all'apparecchio di rotazione, essendo un momento torcente costante che non cambia nel tempo, produce un'accelerazione angolare costante. L'oggetto aumenta la sua velocità angolare a un ritmo costante. Quindi aumenta la velocità di rotazione con un tasso di crescita che è sempre uguale. E il sistema accelera in modo circolare uniformemente accelerato, come in quest'altro caso, in modo rettilineo uniformemente accelerato. Più è intensa la forza e più è grande l'accelerazione dell'oggetto. Allo stesso modo, più è intenso il momento torcente che fa il filo e più è grande l'accelerazione angolare impressa al sistema. Il momento torcente dipende sia da R che da F, quindi dipende dal braccio della forza, che è il raggio del mandrino, e dipende dai pesetti che tirano giù, quindi mg. Infatti, il momento torcente rappresenta quanto la forza F è efficace nel far ruotare, nel far aumentare la velocità angolare di questo sistema. E questa efficacia, cioè il momento torcente, è maggiore se la forza F è applicata più lontana dall'asse di rotazione, quindi con il mandrino più largo. E naturalmente anche se noi appendiamo dei pesetti in caduta più grandi, più pesanti. Inoltre il sistema accelera di più se ha poca inerzia angolare, cioè ha poco momento di inerzia. Per esempio, se i dischi d'acciaio sono solo da 100 grammi e se sono ravvicinati vicino all'asse di rotazione, o meglio ancora se non ci stanno per niente, così rimane soltanto il momento di inerzia dell'asta. Allo stesso modo, nel caso lineare, il blocco accelera di più se è leggero, quindi se ha poca inerzia. Vediamo ora l'analogia tra lo spazio percorso e i giri percorsi. Nel moto rettilineo uniformemente accelerato, lo spazio percorso dopo un certo tempo è il tempo durante il quale la forza continua ad agire, quindi dopo un certo tempo di applicazione continua della forza, ecco, lo spazio percorso vale un mezzo atti alla seconda se la partenza avviene da fermo, altrimenti dovremmo aggiungere più v0t, dove V0 è la velocità iniziale. Allo stesso modo consideriamo l'apparecchio di rotazione che parte da fermo, quindi senza velocità angolare iniziale, e questa forza tangente applicata dal filo venga applicata per un tempo t. Allora l'analoga rotazionale di questa formula dello spazio percorso è l'angolo descritto. L'angolo descritto è un mezzo per l'accelerazione angolare per la durata del
dell'applicazione della forza al quadrato. È la stessa formula dove al posto dello spazio percorso c'è l'angolo descritto e al posto dell'accelerazione lineare c'è l'accelerazione angolare. Però noi quando facciamo l'esperimento non andiamo a misurare direttamente l'angolo descritto dopo un certo tempo t, ma misuriamo i giri. E come abbiamo detto prima, ogni giro corrisponde a un angolo giro, cioè a un angolo di 2π greco radianti. Quindi dopo n giri, l'angolo descritto sarà n volte 2π greco radianti. Vediamo infine i vettori nel moto rettilineo uniformemente accelerato, quindi nel moto lineare, e nel moto circolare uniformemente accelerato. Abbiamo quattro vettori che sono la forza costante applicata, l'accelerazione prodotta, la velocità finale impressa a questo oggetto che partiva da fermo, velocità finale impressa dopo un certo tempo t, e la quantità di moto finale p, che è data dal prodotto massa per velocità, e quindi sono quattro vettori, tutti e quattro rivolti verso destra. Allo stesso modo, nel moto circolare uniformemente accelerato dell'apparecchio di rotazione, abbiamo gli stessi quattro vettori, gli stessi nel senso i loro corrispondenti per rotazioni, e sono tutti e quattro rivolti nella stessa direzione, ma lungo l'asse di rotazione, quindi verso l'alto. Infatti sappiamo che il momento torcente è l'analogo della forza, e se il raggio va verso sinistra e la forza va verso il basso, questa è la visione dall'alto, allora il momento torcente esce verso di noi, nella visione laterale, punto di vista laterale, R vettore F ci dà un momento torcente in alto. Del resto si capisce che il momento torcente è in alto perché cerca di imprimere una rotazione antioraria al sistema. Una rotazione antioraria, noi sappiamo che dobbiamo porre le dita nel verso antiorario, le dita della mano destra, e il pollice viene verso di noi, ci dà il momento torcente. Ora, per la legge di Newton, questo momento torcente che viene verso di noi oppure va in alto nell'altro punto di vista produce un'accelerazione angolare nella stessa direzione verso, quindi abbiamo anche l'accelerazione angolare che viene verso di noi, cioè va in alto. Inoltre l'apparecchio di rotazione acquista una rotazione antioraria sempre più veloce, e la rotazione antioraria è descritta da una velocità angolare verso l'alto, cioè verso di noi, velocità angolare omega verso l'alto. E moltiplicando il momento di inerzia per questa velocità angolare abbiamo il momento angolare, che è anche lui un vettore che viene verso di noi perché rappresenta quanta, diciamo così, massa si trova in rotazione. Il momento angolare quindi è un vettore che esce anche lui dal foglio oppure va verso l'alto in quest'altro punto di vista. Quindi vediamo che questi quattro vettori sono gli analoghi di questi altri quattro. Forza e accelerazione diventano momento torcente e accelerazione angolare, velocità e quantità di moto diventano velocità angolare e momento angolare. Quindi c'è una perfetta analogia tra il moto lineare con i suoi quattro vettori allineati e il moto angolare rotatorio con i suoi quattro vettori allineati lungo l'asse di rotazione.